vi ringrazio davvero, davvero di cuore per questo riconoscimento, non me l'aspettavo. Poi oggi nel giorno della festa del papà, quindi assume dei contorni ancora più emotivamente forti, anche perché sono papà da 3 anni e mezzo. Volevo dire a Rosa, che prima diceva facciamo le trasmissioni radio a casa, anche noi facciamo quelle in TV, quindi sotto c'ho Bermuda e Infradito che non vedete, ma anche noi nell'era del Covid ci siamo attrezzati per fare collegamenti televisivi da casa. E sì, è stato sicuramente un anno complicato, lo è ancora, raccontare partite senza pubblico, cercare comunque di provare a trascinare lo stesso le persone a guardare gli eventi, anche a svagare un po', no? Con la testa dai problemi di tutti i giorni, per cercare di sfogarsi un po' con il calcio e di non pensare a quello che ci sta succedendo. Vi ringrazio davvero perché quello che il focus, il cuore del vostro premio, del vostro riconoscimento è molto importante. Io cerco nel mio piccolo di stare molto attento al linguaggio. Prima appunto Rosa parlava delle fake news, della verifica. Ritengo che in un mondo dove oggi sui social tutti si inventano giornalisti e postano da account fake notizie per le quali poi tutti vanno dietro e cercano di capire se è vero o non è vero, il nostro ruolo è ancora più importante, è un ruolo di grande responsabilità, cercare di mantenere la massima attendibilità, la massima affidabilità, soprattutto per l'azienda che rappresento. Vi faccio soltanto un esempio che mi sta molto, molto a cuore: quando è morto Diego Armando Maradona qualche mese fa, la notizia era stata lanciata dal Clarín, che per carità è un giornale molto importante, molto affidabile in Argentina, una televisione molto affidabile, però prima di dare noi come Sky la notizia che Maradona fosse morto, abbiamo aspettato di avere un riscontro diretto da parte della famiglia, grazie alla possibilità che abbiamo anche io, così come i miei colleghi, di avere dei rapporti diretti con le persone del mondo del calcio. Quindi abbiamo aspettato 20 minuti, mezz'ora, nonostante tutte le agenzie praticamente erano uscite con la morte di Diego, con fonte Clarín. Noi come Sky abbiamo aspettato che il figlio di Maradona, Diego, mi scrivesse: sì, è vero, mio papà è morto. Perché quando al primo lancio del Clarín ho parlato con Diego Armando Junior, lui non sapeva che papà era morto. Lui mi chiedeva aiuto, mi diceva: aiutami perché io non riesco a parlare con nessuno in Argentina e non riesco a sapere se mio papà è morto o meno. Quindi in quel momento come avremmo potuto noi come Sky dire che Maradona era morto se il figlio non lo sapeva? E quindi abbiamo aspettato mezz'ora, 40 minuti e soltanto quando il figlio mi ha confermato che papà era morto sono andato in diretta, tra l'altro scoppiando in lacrime, per raccontare quel momento. Ma è per dire che non siamo andati dietro in quella situazione tragica, drammatica, che riguardava comunque il numero uno al mondo del calcio. Non siamo andati dietro a una notizia che era stata lanciata comunque da una fonte di informazione affidabile. Qualcosa del genere è accaduto qualche settimana fa con Gresini. So che è brutto ovviamente parlarne, però anche lì è stata data una morte prima che fosse morto. Quindi ecco, bisogna stare molto molto attenti nell'era dei social a cercare di verificare una volta in più la notizia a costo di non arrivare primi. Ecco, io voglio arrivare primo perché nel mestiere giornalista devi cercare di arrivare primo sulla notizia, è normale, ma credo che in questo momento bisogna arrivare al momento giusto, bisogna dire le cose vere, non per forza per primi, perché si rischiano a Peraltro, volte delle brutte figure. Luca, tu hai citato purtroppo alcune cose tragiche. Quest'anno abbiamo imparato anche a fare i conti continuamente, più di prima, perché abbiamo anche una sensibilità diversa. Però il ruolo noi pensiamo giornalista sportivo, giornalista di calcio, ruolo frivolo. No, stiamo parlando di un settore economico che muove miliardi e miliardi di euro, di dollari, di sterline. Per esempio, cioè, e anche qui la responsabilità vostra è particolarmente delicata, specie in un momento in cui sui social chiunque parla di qualunque cosa, si sente esperto, si vende come tale, e se poi dei follower comprati o non comprati, o comunque dei numeri, viene considerato autorevole. Io ricordo, sicuramente tu lo ricordi me, perché aggiungo, abbiamo delle società peraltro quotate, che ciò che sono parte del mondo dei campionati calci italiani, stranieri, eccetera. Io ricordo quando qualcuno, che poi non era neanche qualcuno qualsiasi, scrisse che
il Manchester, la Juventus contattava Guardiola, ti ricordi cos'era successo l'anno scorso? No? Anche su questo tema, sono notizie che vanno a alterare, alla fine cioè, c'è anche il rischio di commettere reati, che possono essere commessi reati, no? Di abuso di informazioni privilegiate o comunque di aggiotaggio, anche se sono buttate lì un po', citando Scoglio direi ad minchiam, no? Però insomma il vostro lavoro frivolo, certo serve a intrattenere le persone, ma dietro l'entertainment c'è, sono movimenti di soldi, interessi anche. Regole serie, ecco. Benissimo, e ho avuto il dubbio anch'io, sinceramente, che in quella vicenda ci fosse qualcosa di strano, ma poi non siamo noi che dobbiamo intervenire eventualmente nell'indagare, ci sono delle procure competenti, però sì, ho avuto anch'io il dubbio perché giravano questi WhatsApp audio molto particolari, recitati quasi da degli attori, no? Che raccontavano, sì, ho sentito il direttore della Juve, sì, ho sentito la moglie di Guardiola, sì, ho sentito il fratello di Guardiola, verrà presentato quel giorno, c'è il contratto con la Maserati. A un certo punto ho pensato di essere io quello sbagliato, ho pensato di non essere io sulla notizia, che tutte le fonti con le quali verificavo che la notizia mi dicevano che nulla era vero di quanto stava uscendo, pensavo che tutti mi stessero prendendo in giro, mi stessero nascondendo qualcosa, perché lo nascondono a me quando tutti quanti lo sanno, a questo punto ormai è uscita, ditemela. E quindi insistevo con le mie fonti a dire, ma è sicuro che non c'è niente su Guardiola? E mi continuavano a dire, è sicuro, non c'è niente, è tutto finto. Eppure la gente credeva a quel movimento, no? Quindi, ma non ho cambiato, io come altri colleghi, non abbiamo cambiato la nostra linea, abbiamo continuato a seguirla e alla fine abbiamo fatto bene. Sicuramente, come dicevo prima, più gente ti segue, più senti il peso della responsabilità, del linguaggio, di cercare di essere più attento possibile a quello che si dice, a come lo si dice, perché è anche come si dicono determinate cose. La gente è molto suscettibile, è il tifoso di una squadra o dell'altra, quindi se alzi un po' il tono della voce, se dici che ma forse quello è il rigore, no, però quell'altro così, e subito hai una marea di persone che ti attaccano. Quindi è il bello e il brutto dei social, da un certo punto di vista ti invita a cercare di essere sempre più attento possibile. Senti, approfitto della tua presenza, così mi sfogo un po' e ti faccio un'altra domanda. Vai, vai. Voi siete stati anche la prima TV, almeno il primo network nazionale di un certo peso, e forse il primo in assoluto anche a trattare il calcio sotto il profilo della finanza, no? Lo dico perché un mio collega che tu conosci bene, Marco Bellinazzo, mio collega sulle 24 ore, è collega di settore che all'epoca con me a Norme Tributi, è stato proprio il primo a introdurre questo metodo quantitativo serio. Ovviamente c'era dietro una società di consulenza, non è che noi del Sole siamo bravi, sì, ma non al punto di poter fare tutto questo da soli. Allora, le buone reti, il lavoro giornalista è questo, siete stati tra i primi quindi a misurare anche il fenomeno calcio, a parlare di cose che non fossero solo tecnica e fuorigioco, no? E appunto per questo avete maturato una certa esperienza, oggi molti si improvvisano anche lì, diciamo, esperti fino a un certo punto, però siccome riconosco in voi una certa metodo e autorevolezza, il sistema sta soffrendo però la crisi di Covid, la finanza, tutto il sistema calcio in Italia, ci sono società indebitate, c'è una che fa più fatica di altre, non dirò qual è perché ho parlato del Milan e quindi non vorrei andare oltre, ma c'è, non sono prospettive molto molto rose, forse ci sarà bisogno di intervento anche lì. Cosa dici in proposito? Sì, sei stato anche morbido, nel senso che a me piacerebbe parlare di trattative di mercato, no? Invece le trattative che stanno facendo i club oggi sono con i giocatori per cercare di spalmare il pagamento degli stipendi, di pagare gli stipendi il più tardi possibile, quindi questo deve far capire alla gente. Noi dobbiamo educare, secondo me abbiamo anche questo ruolo, cercare di educare le tifoserie quando parliamo nelle nostre trasmissioni di calcio e di calciomercato, che magari certe operazioni non si potranno più fare per un determinato periodo e che quindi è meglio non illudersi, ed è meglio non illudere da parte nostra su determinati campioni che possono arrivare da noi, ma cercare di far capire che le società hanno in questo momento una grandissima difficoltà, non hanno liquidità, gli stadi sono chiusi, il merchandising non c'è, i musei dove vanno a vedere i trofei sono chiusi, gli sponsor annullano i contratti, le maglie non si vendono e quindi gli incassi non ne hanno, i diritti televisivi ancora non sono assegnati, quindi lì non puoi parlare perché sei in conflitto di interesse. Esatto, quindi le società stanno vivendo un momento molto delicato. Io spero che a fine maggio si possono piano piano riaprire gli stadi, come sembra, un po' in Inghilterra, un po' in Francia, un po' in Spagna, e piano piano avere anche una piccola percentuale di apertura che possa permettere alla società di avere quel minimo di liquidità in modo da ripartire piano piano.